Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Per qualcuno è un godimento, per qualcun altro una noia mortale. Stiamo parlando di un gesto comune in questo periodo, come quello di preparare la valigia dei sogni, ma anche concretamente parlando. C'è chi pensa con largo anticipo, c'è chi invece si riduce all'ultimo secondo. Comunque la pensiate, in ogni caso, la valigia è l'irrinunciabile compagno di ogni nostro viaggio. L'Associazione Italiana Maggiordomi, ebbene sì, esiste davvero, dà alcuni consigli a riguardo. Punto primo, usare bene il bagaglio a mano. Viaggiare con una sola valigia, soprattutto in aereo, significa confidare troppo nella buona stella. Deve contenere il massimo, pesando il minimo. Occhio, come sempre, ai liquidi e al beauty case. Lasciare respirare le calzature. Punto secondo, bisogna mettere le scarpe e le ciabatte in valigia coperte da sacchi di stoffa e non di plastica, perché il tessuto lascia respirare le calzature. Importante è separarle in due pezzi. Punto terzo, limitarsi nel gonfiare il bagaglio. Ricordarsi che si tratta pur sempre di una vacanza e non di un trasloco. Basta solo un abito elegante da sera. Lo stesso vale per accessori quali foulard e collane. Entriamo poi nel concreto di come si fa una valigia. Livello primo, mettere gonne e pantaloni sul fondo, senza piegarli, lasciando uscire le gambe fuori dal bagaglio. Mettete le cinture lungo i bordi per evitare di arrotolarle. In fondo vanno comunque i capi più resistenti. Livello secondo, giacche e camicie vanno disposte con la bottonatura verso l'alto. Gli accessori, i costumi e l'intimo si possono mettere negli angoli morti della vostra valigia. Livello terzo, arrotolare le maglie e i maglioni e richiudere gli strati con le gambe dei pantaloni precedentemente lasciate aperti. Livello quarto ed ultimo, gli oggetti pesanti vanno sul lato opposto a quello della maniglia della vostra valigia per evitare che il vestiario venga schiacciato dal peso. Infine, sarebbe madornale, appena arrivati a destinazione, dimenticarsi del consiglio più semplice e più facile, cioè aprire come prima cosa la vostra valigia e godervi la vacanza.